Ospiti di oggi alla Civica Scuola di Cinema, i registi e sceneggiatori Marco e Antonio Manetti, in arte Manetti Bros. Come lavorano i Manetti Bros? Marco tende più a fare le sopralluoghi e scenografie, io un po' di più a lavorare sul cast, ma questo sono proprio due separazioni di lavoro, però poi chiaramente le decisioni sono sempre assolutamente insieme. Così come sul set io sono anche operatore della macchina, quindi mi occupo di più della parte, chiamiamola visiva, e Marco invece si occupa di più alla comunicazione con gli attori, alla messa in scena con gli attori. Cos'è la cosa che più vi è piaciuto fare o vi piace fare? Quello che importa poi è il contenuto, non ci importa se è un film che ti fa sentire più figo, se è una serie TV che ti fa sentire più ricco o se è un videoclip che ti fa sentire più giovane. L'importante è che ci piaccia quella cosa, no? E quando arriva un'idea, una storia che ci piace, che ci va da raccontare, io e Antonio non ci abbiamo troppo il pensiero se si tratta di una web serie o l'episodio di una serie TV o un film. Durante l'incontro viene proiettato Amore e Malavita, ultimo successo dei due poliedrici registi, presentato in concorso al Festival di Venezia. Parlando di Amore e Malavita, visto che ora sui ragazzi lo stanno vedendo, è un musical fondamentalmente. Quando preparavamo il nostro film precedente, che la Songa Napole, abbiamo sentito Franco Ricciardi, che è un cantante napoletano che fa pure una parte nel film, fa la parte di Gennaro, che ci aveva fatto invitato, l'avevamo conosciuto per il film Songa Napole, ci aveva invitato nel suo studio e ci ha fatto sentire delle canzoni della sceneggiata napoletana rifatte da lui in chiave moderna. Che fine è fatta, a dosi stata, a già aspettata per tutta vita e mostra in casa. Quali difficoltà avete incontrato magari nel mercato italiano in mettere questo genere di film? Io penso che noi vogliamo combattere perché in Italia non si faccia più cinema di genere, perché finisca questa cosa e che si faccia cinema in quanto cinema, si facciano storie in quanto storie. Quindi siamo contro all'idea che solo la commedia e il dramma sociale funzionano, così siamo contro l'idea che la fantascienza è l'oro. No, pensiamo che funzionano le belle storie, funzionano le storie ben scritte, le storie ben girate, le storie ben raccontate, le storie ben recitate, che è la cosa più importante. Un consiglio agli studenti: prima di pensare a diventare grandi, prima di pensare a guadagnare, prima di pensare a vincere i premi, fate, perché oggi voi potete e noi non potevamo, e sappiamo qual è la differenza. Fare è molto importante, la tecnologia di oggi ve lo permette, fate. Ha ragione Marco, la tecnologia permette questa cosa, però la tecnologia spesso diventa il centro dell'interesse del filmmaker, quindi quando fate cercate però di stare più attenti agli attori che alla tecnologia stessa, cioè più attenti alla narrazione e agli attori, il lavoro del regista poi è soprattutto quello. Più tu ami un cinema poco logico, visionario, più tu devi essere lucido. Non è che il regista visionario non è lucido sul set, no? Non è che citavo Davide Lynch sul set arriva, non gli frega niente. Perché, anzi, lui c'ha una capacità, no? In un'ora e mezzo di tenerti attento a una storia che manco si capisce, no? Questo è più difficile ed appartiene, permettetemi di dire, alla logica ancora di più di se c'è una sceneggiatura perfettamente logica. Perché tu devi seguire una logica, perché un film è un film, nel suo insieme, ed è un'opera d'arte che ha una particolarità, che la fai a pezzi, no? Le altre opere d'arte non le fai così tanto a pezzi quanto il cinema, cioè giri prima la fine, poi l'inizio, poi in mezzo, quindi tu devi tenere una linea pazzesca. Ma questo è il primo dovere, quello che ci vuole un mese di corto intensivo, cioè cercare di sapere il più possibile che tipo di domande vi arriveranno, ma soprattutto avere una lucidità tale che a ogni domanda, anche a sorpresa, conoscete in qualche modo la risposta, no? Perché sapete bene che film volete fare.